Oggi abbiamo il piacere di avere con noi Alfiero e Lorella. Sono amici di Paolo Nepi, che io ebbe la fortuna sfacciata di incontrare qualche anno fa in un giorno, l'ultima volta che venne. La guardai, osservai questi occhi che ancora vagamente ricordo. Ci scambiamo qualche parola. Paola poi, nella sua vita, ormai deve avere quasi 70 anni, mi sembra, 71. Nella sua vita poi ogni tanto scrive, poi loro vi racconteranno tutto, io intanto una piccolissima introduzione. E scrive di sé, scrive di quello che la vita le ha donato e le ha tolto. Volevo solo dire questa cosa, oggi il Vangelo, che ascolteremo poi alla messa per chi vorrà fermarsi, dice: se qualcuno vuol venire dietro a me, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Non so se queste parole possono centrare con quello che oggi andremo a vivere. Io però penso di sì, perché non c'è nulla a caso nella vita. E proprio oggi questo Vangelo di un Cristo che comunque è stato sulla croce, ha vissuto il suo tormento, ha vissuto questo suo donarsi fino in fondo, penso che in qualche modo abbia a che fare anche con la vita di Paola, la quale anche lei a suo modo crocifissa su un letto, e anche lei a sua volta dona vita. Ecco forse quello che possiamo fare anche noi nel nostro piccolo, anche in un momento difficile, cercare di mettere un po' di oro nelle ferite, come usiamo dire noi a Romena. E allora oggi Alfiero e Lorella ci regaleranno questa cosa, questo libro, che poi se vorrete potrete anche prendere alla fine per fare vostro ancora di più questo momento e sentire forse anche voi queste mani addosso. Grazie di essere venuti, un applauso. Grazie Giorgio, grazie a tutti voi. Io mi presento, mi chiamo Alfiero Zamponi, faccio di mestiere il medico di famiglia e da una ventina d'anni mi occupo della salute di Paola. Diciamo che sono il suo consulente, il titolare della sua salute è lei. Cerco di metterle a disposizione quel poco che mi è stato dato grazie ad imparare per gestire al meglio i suoi problemi. Oggi venendo qui ho avuto anche il piacere di ritrovare un vecchio amico e compaesano che si è occupato di Paolo ancora prima di me, all'incirca 30-32 anni fa, aiutandola nei suoi spostamenti. Io sono qui perché, oltre che medico e amico di Paola, frequento da 13 anni questa chiesa e ho avuto il piacere di conoscere nel 2000 la fraternità, di fare i corsi e di ristorare il mio spirito ogni volta che è possibile venendo qui. Oggi cerco insieme a Lorella di accompagnarvi a un incontro con Paola. Purtroppo non è possibile qui farlo fisicamente, ma chiunque vuole può farlo a casa di Paola, perché casa di Paola è un po' come Romena, è sempre aperta e chiunque arriva è ben accetto. Quindi cerco di accompagnarvi a conoscere una parte della vita di Paola e vi invito a frequentare quello che lei considera un luogo. È la sua scrittura. Lei dice che la scrittura è un luogo di incontro, è un luogo di condivisione, è un luogo di vita. Quindi facciamo tutti insieme questo esercizio, cerchiamo di calarci, di entrare in questo luogo. Paola, come diceva prima Giorgio, ha 71 anni. E vive dall'età di 9 anni con una malattia che si chiama distrofia muscolare.
ci tiene a dire Paola che vive con la distrofia, perché la sua è stata una vita, è una vita, con una malattia, con un problema. Ma non è una vita contro la distrofia, è una vita con. Questa distrofia è una forma un po' particolare, non è quella che colpisce i bambini maschi e che purtroppo generalmente prima dei 20 anni di vita se li porta via. Questa è una malattia vigliacca, mi piace chiamarla così. È una malattia che ha sbugiardato anche grandi scrittori come Marcel Proust, che diceva che la natura ci ha dato solo malattie brevi. L'arte medica purtroppo ha trovato il modo di prolungarle tante volte, ma la natura di per sé ce ne darebbe solo di brevi. La malattia di Paola è lunga per natura. Infatti lei ce l'ha da, cioè, si è manifestata in lei da quando aveva 9 anni. È una malattia un po' strana perché, a differenza della normale distrofia muscolare che comporta una difficoltà a produrre delle sostanze che tengono intere le cellule muscolari, quella di Paola è una malattia che ha un difetto genetico che rende molto più facile l'attivazione di un meccanismo di suicidio cellulare. Si chiama apoptosi in termini medici, questa strana funzione delle cellule. Non è strana perché è quella che ci difende dai tumori, per esempio, che quando una cellula prende un indirizzo un po' strano, deraglia dal normale funzionamento, si innesca un meccanismo che porta la cellula a morire. Quindi evita la proliferazione di cose pericolose. Però quando questo meccanismo per un difetto genetico si scatena in cellule normali, porta a perdere cellule normali. E è una cosa che succede occasionalmente, ogni giorno si perde qualche cellula muscolare e piano piano si perdono le funzioni che i muscoli che vanno incontro a questa perdita avevano. Questa è una malattia che non è conosciuta da tanti anni. Praticamente è descritta dal 71, quindi fra Paola ha avuto 28 anni di tempo in cui progressivamente stava peggio, perdeva funzioni e nessuno si rendeva conto del perché, nessuno riusciva a capire fino in fondo che cosa le succedeva. Quindi immaginate che cosa vuol dire frequentare, perché la mamma Zuara la portava da tutti i più illustri neurologi, ortopedici, pediatri prima, internisti dopo, senza avere mai una definizione di questa malattia, senza che nessuno riuscisse a farsene un'idea. E allora la scienza medica collezionava figure, diciamo, poco onorevoli, ecco, nel tentare di interpretare i disturbi di Paola. Disturbi che prima erano il suo crescere storta, poi le difficoltà ad alzare le braccia, poi le difficoltà a camminare, poi purtroppo piano piano altre difficoltà molto più gravi come quella di deglutire e respirare. Le soluzioni terapeutiche che la scienza medica proponeva via via erano ancora peggio delle interpretazioni, intrugli di tutti i farmaci possibili e immaginabili, tutte le cose più strane che c'erano in commercio ci sono state provate, i massaggi col borotalco, le scosse elettriche, busti a forma di gabbia. Tutto questo somigliava più a torture che a soluzioni per i suoi problemi, ecco, insomma. E in tutto questo via vai di visite, massaggi, tentativi vari, attenzione ovviamente dei familiari, dei parenti, attenzione curiose dei coetanei, Paola ha cominciato a essere esposta a tanti contatti fisici e a
imparare a leggere il linguaggio del corpo, a cercare di capire che cosa pensava, che cosa provava, chi si avvicinava, soprattutto dalle mani che la toccavano. E poi anche da qualche altra parte del corpo. Ci scuserà Giorgio, ci scuserà questa chiesa, ma magari esploriamo un po' questo tipo di problema. Erano le parti del corpo che lei riusciva a studiare meglio prima dalla sua altezza di bambina, poi dalla sua altezza di seduta in carrozzina. Io ero ormai in gabbia. E le mani che facevano, disfacevano il mio tempo, divennero da subito troppe. Un po' ci stette a pensare, ma ogni giorno di più sentivo che sarei dovuta uscire da quella rete per non cullarmi nel vizio di restare bambina, che dovevo disfare una a una le maglie che la componevano. Ma era difficile, erano tante, tutte differenti tra loro, ci voleva mestiere. Le più tenaci furono quelle di lei, mia madre, sospese sempre tra la tenerezza e l'imperio, strette tra la disperazione e l'orgoglio di vedermi crescere fiorente e onta di tutto, pronta a difendermi in ogni momento come una tigre. C'erano le mani buone, buone e forti di mio padre, forti, gentili come i suoi occhi, disposte ad accogliermi per come ero, a cui mi affidavo sicura, mani tacite ed obbedienti al suo ed al mio cuore. E poi quelle della mia sorella, sempre preoccupata di non fare, di non darmi abbastanza, appesantite a volte più di me dall'inquilino scomodo che mi abitava. Avevo intorno le mani birbe, pettegole, curiose, di certe compagne che cercavano con mille inganni di scoprire quello che nessuno poteva sapere, allora come adesso. Le mani sante, patetiche, di certe pie donne del quartiere che, convinte di guadagnarsi uno spicchio di cielo, insistevano a volermi aiutare a portare una croce che io proprio non sentivo. E fra le tante ci furono anche mani impaurite, che smisero di intrecciarsi alle mie, per timore di un contagio. Per non parlare delle prime mani di ragazzi, che con impudicizia tutta infantile cercavano aggressive di arrivare alle mie cosce e si vendicavano degli insuccessi, ridendomi in faccia e dicendomi che tanto sarei restata zittella. Oltre quelle della famiglia arrivarono anche mani parentali di ogni genere ed indole, alcune schive sospettose per educazione e distanza che abbassavano lo sguardo, lasciavano cadere le braccia tirandosi da parte. Io rimanevo sperduta di fronte a tanto gelo, mani spergiure che neanche con le moine riuscivano a nascondere la contentezza di essere state risparmiate dal destino, visto che il ceppo di sangue era lo stesso. Poi mani disposte, sacrificanti per istinto, temibili come non mai, che mi si attaccavano addosso come mignatte e con solerzia mi tiravano via dagli altri, mi facevano sentire in disparte. Mi ci volle tempo, ma mi feci un fiuto incredibile per scansarle tutte o quasi. Non so con quale istinto, ma le riconoscevo a distanza, da come si avvicinavano, dal tocco, dal modo di tendermi le braccia. In un attimo riuscivo subito a fiutarne l'anima. E particolare determinante, anche se strano, fu osservare come portavano culo e fianchi, oltre che la cadenza dei passi. Sono parti queste essenziali del linguaggio del corpo. La galleria era vasta. Da prima non notai differenze di genere. Per capire il maschile, dovetti aspettare di farmi ragazza. Rare, preziose, furono le mani calde che accolsero la mia diversità, senza mai sbattermi in faccia di essere differente. Mani che non tradirono mai il mio instancabile cercare una strada per andare avanti. Erano di solito mani forti, decise, senza paure,
e si accompagnavano sotto vita, sicuri e di qualsiasi stazza, portati però sempre con eleganza di fronte alle cose della vita. Abbondante, invadente la parte bassa di chi vita stava e voleva sapere tutti i risvolti del dramma, convinto di poter diventare paladino di una sofferenza cosmica. Avevano passi e culi compunti, che rivelavano mani formali e poco fantasiose, coloro che si avvicinavano per sapere e poi si ritiravano con un mesto scuotere di testa. Ci furono poi passi rapidi che portavano culi stretti, impertinenti, come le mani, che mi toccavano solo per poi raccontare, con un bianco culi scodinzolanti, aggressivi, arrivavano con passi veloci e mani di passaggio, illudendosi di risolvere tutto in una volta e poi sparire. Culi strizziti, squinci, sempre allerta contro il pericolo, avari anche con loro stessi nel restituire quel che avevano preso, culi dal suono isterico, senza godimento, come chi li portava. Temibile. Temibile fu l'incontro con deretani drammatici, formosi o inesistenti all'occhio, appassionati come le mani e il cuore di cui portavano persona, e sempre con in bocca la solita domanda: perché? A cui io non sapevo rispondere. Chi sfuggivo come la peste erano tutti, uomini e donne, che si sentivano in odore di santità e mi volevano tirare dalla loro parte. Di solito erano corredati di mani e culi repressi e vogliosi, che sfuggivano al controllo di vesti monacali, smascherando gli intenti. Esemplare di tale fauna umana, rimasta indelebile nella mia mente, conosciuta all'alba della mia adolescenza, fu Suor Salvina, la monaca delle scosse. Incontrata al primo intoppo del percorso curativo, quando il braccio destro si rifiutò di volare oltre la spalla. L'uomo di scienza, padrone indiscusso della mia carne, quella volta scrutò ogni anfratto del mio corpo. Io tenevo occhi e pugni stretti. Non sopportavo le sue mani immense, svergognate, che mi toccavano. E più maneggiava, più io sentivo quanto tutto gli fosse oscuro. Alla fine si guardò intorno e rispose all'ansia di mia madre con due sole parole: terapia elettrica. Fu così che incontrai la religiosa. Piccola, informe, occhi di faina, colorito olivastro, un corpo nero rifasciato di bianco. Fin dalla prima volta mostrò nell'approcciarmi una soddisfazione maligna, mentre preparava gli attrezzi e sbirciava di sotto in su. Io la guardai di sbieco, avvicinandomi al lettuccio. Ero allora una fanciulla in fiore, nonostante le magagne, e avevo davanti un palo. Un palo che sotto i cenci non aveva niente. Non potevo aspettarmi carezze, comprensione. Mi arpionò con le sue mani adunche, a dorso scoperto, mi fece sedere su quel lettuccio puzzolente d'etere. Il resto è cosa mia. E non è più dolore.